Salve a tutti e ben ritornati su Monster Hunter 3 Ultimate. Io sono sempre Dark Griever e oggi continuiamo con le missioni del villaggio di Moga Upper e andremo ad affrontare la sottospecie del Giginox, ovvero il Giginox malefico. A differenza del Gigi normale, che è di tipo veleno, questo Giginox è di tipo tuono e paralisi. Siete negli inizi di Monster Hunter, la spada e scudo è una delle più versatili. Come potete vedere, è veloce, potete difendervi, potete stunnare i mostri. Ovviamente non avrete una capacità di stun come il martello, però meglio della lancia sicuro. Credo che la lancia sia meglio come possibilità di stun, l'unico problema è appunto che è molto lenta, date una scudata e fine. Invece con la spada e scudo sei molto più veloce a dare due scudate e quindi più facile stunnarlo. Ecco, quel che ho appena fatto poteva paralizzarmi e darmi l'effetto di folgorazione. Anche questo colpo dà paralisi e folgorazione. Se per caso gli rompete gli occhi davanti del Giginox malefico, quando farà quel colpo non sarà più di colore giallo, ma sarà di colore blu. Quindi non vi paralizzerà più, però potrà folgorarvi. Su questo set ho tappo alto. Infatti, imperturbabile non funziona con lui. Bisogna avere per forza tappo alto oppure parare appena urla per evitare di essere staggati. Una cosa bella di spada e scudo è che se avete selezionato un oggetto, potete estrarre la spada e scudo, mettervi in posizione di parata e premere il tasto per usare l'oggetto. Non riporrà l'arma, la terrete estratta e userà l'oggetto con l'arma estratta. E appena avrete fatto l'animazione dell'oggetto, subito avrete l'arma estratta e quindi siete pronti già a combattere. Ecco perché la spada e scudo è una delle migliori per iniziare, anche una delle più versatili se non sapete che arma prendere. Perché con questa potete fare un po' di tutto. Voglio vedere se riesco a ristunnarlo un'altra volta.
vai. La possibilità di stun non è uguale per tutti i mostri. Per dire questo e Nargacuga non sono propriamente facili da stunnare. Beh, dove è andato? Poi quando è stanco non riesce nemmeno a sputare il raggio. E anche questo mostro è andato. Ci rivediamo nel prossimo video.